Siamo a Pietragavina, abbiamo preso la strada che porta al bivio di Casafiori, Casa Cabano e Torretta, perché questo è il punto di incontro della partenza e dell'arrivo. Questo è un percorso che farà un po' di quel monte verso la costa d'Alpe, scenderemo quasi a Romagnese e poi risaliremo sulla costa e scendiamo di nuovo a Casafiori da un bel sentiero. Abbiamo due meravigliose visuali panoramiche, una è qui alla Pietragavina, al castello e alla chiesa, e un poco più spostato verso destra il castello di Zavattarello. Quello è molto bello, tra l'altro, e anche visitabile. Ora seguiamo la strada dritta verso Santa Cristina e poi cominceremo a salire da quella strada che è lì al bivio poco più avanti. Qui è chiamata Fontana Acqua Fredda. Infatti c'è questa bella fontana, una piccola votiva, lì avanti c'è un rifugietto. Seguiamo il percorso 3. Arrivati a un capanno, ancora dopo poco sentirò l'ennesimo strappo, seguito da un pianetto, e incontriamo questo sentiero piano, molto bello. Siamo, ecco il vivo del piano Margarino, passato. Soprattutto perché è un po' meno maltosa, direi che questo punto è molto ma molto bello. Bello questo tratto, molto bello. Ecco, arriviamo a incrociare questo sentiero, arriviamo al Monte Zuccarello. Un altro sentiero che viene a destra, si comincia a vedere il monte di Pietracorva, la specie di balconata che abbiamo. Adesso arriviamo alla chiesetta, poi tagliamo giù a Vasso, dobbiamo risalire alla chiesetta di Sdevole. Ho anche un filino freddo. Questa è Romagnese, almeno le case più alte. Molto belle qua. Dobbiamo guardare di nuovo. Siamo arrivati in alto. Non senza faticare perché c'era da fare piedi. Siamo arrivati alla bella chiesetta di Sottonezzo. E qui troviamo anche da bere. Ora alla strada sfaccata. Andiamo alla sinistra. Siamo quasi in alto. Il posto
con la vista prendiamo, guardiamo. Tratto questo è un posto meraviglioso. Nel fondo si vede giallo. Questo è un sentiero in discesa, a livello, sassoso, ma però abbastanza fattibile, non è una grossa difficoltà, lo dico dopo, appunto lastricato bello. Sì, a qualche punto a qualche saltino, ma non è grave, comunque. Abbiamo ripreso subito il sentiero single track, le moto, la volta dietro che va dove vuole, e anche il malcanato. Comunque eravamo là in alto, che è su me? Abbiamo fatto questa torretta, tra poco, che è su sempre me?